In occasione dell'uscita nelle sale francesi del film Alaska di Claudio Cupellini, abbiamo intervistato il regista per Altri Italiani. Claudio Cupellini, siamo qua per Altri Italiani a Parigi, presentazione di questo film che uscirà nelle sale il 10 febbraio. Volevamo sapere da te un po' l'idea generale che mi ha appassionato di questo film è questa ossessione per la ricerca della felicità. Quindi volevo sapere in un contesto socio-economico come quello attuale, quali sogni, quali speranze emergono da un film come Alaska, secondo te? Ma innanzitutto il primo pensiero che abbiamo fatto è stato a cosa corrisponde l'idea di felicità. L'idea di felicità che abbiamo immaginato noi è divisa in maniera schizofrenica tra il desiderio di raggiungere una posizione nel mondo, che sembra una condizione quasi necessaria oggi per chiunque si affacci alla vita, cioè quella di avere un ruolo, di avere un riconoscimento, di avere una riconoscibilità, un successo, e c'è un'idea più pura, che è quella della felicità che si può raggiungere attraverso, diciamo genericamente, l'amore nei confronti di una persona. È chiaro che, secondo il mio punto di vista, il raggiungimento di questo secondo tipo di felicità, è molto più complicato perché prevede una serie di rinunce in molti casi, di ripiegamenti e viviamo in un mondo dove è molto più semplice in un certo senso provare ad essere egoisti, pensare a se stessi, non dover fare nessun tipo di compromesso o di sacrificio. Allo stesso tempo però non volevamo pensare in maniera mesta a una storia d'amore dove lo stare insieme sia appunto un ripiego, un accontentarsi. E quindi l'abbiamo svolta come se fosse un romanzo di formazione. Due ragazzi che orfani in un posto che non è loro, cercano di trovare una posizione nel mondo attraverso una crescita, attraverso numerosi errori. Grazie. Questa posizione nel mondo, giustamente, l'abbiamo già visto nell'ultimo film di grande successo che hai fatto, che è Una vita tranquilla. Anche in quel caso c'era il bisogno, la necessità quasi di partire, in quel caso in Germania, in questo caso a Parigi. Per te è un rifiuto delle origini, è un rifiuto di cosa siamo anche partire, e in questo film Alaska vuoi mostrare anche questo, un po' il bisogno di cambiare aria, diciamo, per sentirsi un'altra persona, per trovare qualcos'altro. Ma in Una vita tranquilla il personaggio principale era in fuga da un mondo, da una realtà e si era ricreato un'identità falsa in un altro paese. In questo caso abbiamo un ragazzo che insegue dei sogni in un altro paese. Io sono profondamente attratto da tutte le persone che si ritrovano in qualche modo a non poter poggiare i piedi nella propria terra, perché ha qualcosa come sentimento di estremamente fertile, di estremamente forte, perché ti mette già nelle condizioni di dover affrontare una sfida. Allo stesso tempo i miei personaggi, sia in Una vita tranquilla che in Alaska, cercano una specie di riconoscimento, cercano avere una specie di patente, di identità. In questo caso penso al Fausto di Alaska o penso al Diego, il figlio di Tommy Servillo, che è in qualche modo alla ricerca di una propria identità. C'è chi la sta cercando e c'è chi ne fugge. Fatto sta che rimane sempre importante, credo, per tutti noi il senso di appartenenza. E però lo si può raccontare, questo senso di appartenenza, intendendolo come fuga, lo si può intendere anche allo stesso tempo come viaggio alla ricerca di un posto dove sentirsi a casa. Sempre attorno lì si gira.
Quindi credi che una storia di questo tipo, visto anche il contesto, diciamo, socio-economico attuale, avrebbe potuto essere scritta negli anni 80-90 o riflettere veramente anche un periodo specifico nel quale stiamo vivendo? Questo bisogno effettivamente di identità passa attraverso la riconoscenza del lavoro, ma passa anche magari nel fatto di cercare altre società, altre forme sociali che noi ritroviamo per esempio in Italia in questo Ma momento. io credo che difficilmente negli anni 80 e negli anni 90 si sarebbe potuta scrivere una storia di questo tipo. I ragazzi di oggi sono immersi in una realtà che è appunto quella di oggi. Oggi è sempre più necessario nel provare a realizzarsi, anche cercare di trovare strade che ti portino fuori dal nostro paese. Una volta non si sarebbe neanche mai quasi ipotizzato di nascere come è capitato a me, che non ho fatto chissà quali cambiamenti, nascere a Padova per poi spostarsi forzosamente a Roma. Adesso il mondo è diventato qualcosa di estremamente più fluido, dove è sempre tutto più connesso, tutto più facile da raggiungere, ogni movimento è più facile, ma allo stesso tempo è anche più necessario, perché le possibilità in Italia non è detto che siano le stesse che puoi trovare in Francia o in Inghilterra o in un terzo paese, a seconda anche del lavoro che vuoi fare. Quindi ci si abitua fin da subito ad avere un'altra flessibilità, ad avere un altro confronto con il mondo. È cambiato completamente rispetto agli anni Ottanta. Una volta si era più dei pionieri, si era più avventurosi nel cercare un'altra strada, perché non ce n'era sempre quasi bisogno. Adesso è una Normalità. condizione, con la quale ci dobbiamo confrontare, sempre. Appunto questo bisogno di partire, eccetera, lo descrivi anche molto bene su questo cambiamento, questo mondo nuovo in cui ci sono anche contrasti tra lingue diverse. Nel film, appunto, in questo film ci sono più lingue. Tu come la vedi quindi il discorso della lingua, lo vedi più come una barriera a livello di relazione umana e più come un arricchimento? Io credo che sia uno strumento di descrizione della necessità di adattamento. Si impara una lingua per poter comunicare, per poter essere parte del mondo che si va ad incontrare, nel quale si decide di andare a vivere. Non è assolutamente una barriera, anzi è un pretesto anche narrativo per poter raccontare meglio qual è l'incontro tra due mondi che sono differenti. In questo film vediamo anche una forte violenza, spesso mostrata, altre volte un po' nascosta, ma che poi torna in superficie. Mi ricollego a altri film ultimamente di successo, come Non essere cattivo, dove c'è anche lì parecchia violenza, o serie che tu conosci bene come Gomorra. Pensi che sia lo stesso tipo di violenza che sia stata mostrata sugli schermi o ci sia qualcos'altro, ci siano comunque delle sottilità dietro, nasconda qualcos'altro questa violenza, poi l'effetto è lo stesso, ma dietro le cause sono le stesse, più rabbia, più rancore, più passione. Non so se ci sia più passione, ma di sicuro c'è sempre più disagio, c'è sempre più difficoltà nel poter ottenere quel poco che si può riuscire ad ottenere, e questo si traduce anche in una maggiore violenza, in una maggiore rapacità da parte delle persone nel voler raggiungere un obiettivo. È vero anche però che se uno pensa ai classici greci, o se pensa a Shakespeare, già loro raccontavano il mondo come qualcosa immerso in una violenza piuttosto cruda e piuttosto quotidiana. Quindi non trovo nulla di particolare. Il fatto che molti registi in questo momento sentano la necessità dello strumento della violenza nel raccontare le cose è perché forse si accorgono che in questo momento è un nervo assolutamente scoperto della nostra società.
Un'altra domanda, vorrei sapere un po', leggendo alcune tue interviste, dai quasi per scontato che il ruolo di Fausto è stato creato su misura per Elio Germano. Vuoi dircene un po' di più? Magari anche cosa, mi piacerebbe sapere qual è stato lo scambio vostro sul set e cosa ha portato lui ancora di più a questo personaggio di Fausto che tu magari non è riuscito ancora a immaginarti sul potenziale dell'attore. Io ed Elio ci conosciamo da prima di Alaska, dopo aver fatto Una vita tranquilla. Quando ho messo a fuoco quale tipo di storia volessi raccontare, ho pensato immediatamente a lui perché mi sembrava l'unico in grado di poter sostenere questa parte. Chiaramente, mentre scrivi, immaginandoti l'attore, tutto diventa anche più facile, però c'è il margine di rischio dato da una semplice parola, che è la parola no, perché se non gli fosse piaciuta la sceneggiatura, chiaramente avrei dovuto ripiegare. Dopodiché ho cercato di seguire anche questa volta quello che penso sia un grande insegnamento, che era un insegnamento che ho avuto attraverso i libri, che era quello che diceva François Truffaut quando raccontava che non è l'attore che si deve piegare al personaggio che è stato scritto, ma è il personaggio scritto che si deve piegare alla personalità dell'attore. In questo senso, la sceneggiatura di Alaska non ha subito dei cambiamenti epocali nella struttura, però all'interno dei dialoghi, all'interno delle scene, con la presenza di Elio e con tutto il lavoro preparatorio, quello fatto poi nel set, è chiaro che ha avuto un cambiamento che andava nella direzione del secondare l'attore che pensavo fosse più giusto per il film. Andiamo verso la fine delle domande. Volevo ancora farti due domande. La prima è su questa nuova scoperta, almeno per me, del ruolo femminile Nadine, quindi interpretata da Astrid Bergès Frisbee. Ho visto recentemente anche il film di Piero Messina, L'attesa, un'altra giovane attrice francese, sì? E volevo un po' sapere cosa ne pensi di questa nouvelle vague di attrici francesi e cosa hanno di specifico, se trovi magari una specificità rispetto alle attrici italiane che attualmente stanno dominando la scena del nostro cinema. Io non ho idea se ci sia una nouvelle vague di attrici francesi in questo momento, però è verissimo che facendo il casting per il ruolo di Nadine mi sono trovato a lavorare con molte attrici di grandissimo talento. La scelta non è stata assolutamente facile perché da Leila Bekti a Girardot, a tante ragazze che ho incontrato, ho trovato molte possibili Nadine e molte ragazze di grande talento. Astrid, che ho incontrato verso la fine del casting, però racchiudeva tutta quella violenta bellezza, fragilità, che doveva avere il personaggio di Nadine. Per cui ha vinto lei, oltre che per le capacità, per il talento tecnico di attrice, proprio per quello che mi raccontava lei con un semplice sguardo, con pochi movimenti, con delle cose di questo tipo. Rispetto ad altri paesi come il mio, non so dirti perché anche noi abbiamo delle attrici notevoli, di grande spessore, di grande bravura. Forse in Francia ci sono più possibilità per un'attrice della sua età di esprimersi, anche perché i ruoli femminili purtroppo non sono mai numerosi. E chiudiamo quindi l'intervista, vorrei sapere altri progetti per il futuro, magari qualche collaborazione di nuovo italo-francese o con altri paesi. Ma in questo momento mi sto guardando attorno per capire quale sarà la prossima storia alla quale lavorare, almeno per il cinema. Ce n'è più di una che mi interessa, che mi piace, e tutte hanno ascendenze piuttosto diverse. Direi che è ancora presto perché ancora mi devo scrollare di dosso un po' tutti i sentimenti che riguardano Alaska, perché il prossimo mese incomincia. Va bene, Grazie. grazie mille.